Comincio la mia giornata con questi semplici ingredienti e un buonissimo cappuccino freddo alla mandorla, una colazione sostanziosa, fresca e super nutriente, ma nello stesso tempo non pesante, ottima per queste giornate di super caldo, ragazzi. La ricetta la trovate dove c'è lei col pallino, ve l'ho fatta vedere nel video precedente. Bene, buona giornata, si comincia! Una mini granita di mandorla a mare. Saluta. Sì, è nel bicchierino da caffè, quindi piccolo contenitore, grande soddisfazione. A dopo. Ora di pranzo, ecco il mio pranzo, una bellissima insalata di ceci, esattamente 120 grammi di ceci cotti, sì, un quarto di cipolla calabrese tagliata a dadolini, un tot di pomodorini del tutto non pesato, quelli che mi andavano, sono le piccadilli, poi due cucchiaini di olio extravergine di oliva, sale, ho ben fatto prendere tutti i condimenti, quindi al centro ho adagiato dei fiocchi di latte e questi sono i cotton cheese light della Mibona, ne ho messi 90 grammi come da mio piano alimentare e buon pranzo a tutti! Come frutta, dopo pranzo opterò per 4 fichi raccolti da me medesima. Io questi non potrei mangiarli, è una variazione al mio programma alimentare perché ovviamente la frutta super zuccherina è sconsigliata, ma se andate in campagna e prendete i fichi con le vostre mani, ragazzi, non c'è dieta che tenga. 4 fichi al posto dei 150 grammi della vostra frutta abituale non vi faranno nient'altro che bene, specie se bio, e io ne ho mangiati anche 2 raccogliendoli, quindi siamo a 6 fichi. Oh mio Dio, diventerò una balena, ma chi se ne importa, sarò una balena felice. Sto scherzando, nessuno diventa una balena per 6 fichi, ve lo posso assicurare, nell'attenzione anche un po' di distensione. Ora vado a mangiare, basta chiacchierare. La mia cena è fatta di pochi e semplici ingredienti: olio extravergine di oliva, cipolla, pomodorini e il protagonista è lui, il trancio di salmone che ho comprato all'IKEA, scusate l'ombra. E allora, vedete, ho appena riscaldato il trancio di salmone, ho fatto una bella insalata all'italiana, pomodorini, questi erano i piccadilli, con sale, origano, rigorosamente origano, e poi della cipolla calabrese con 40 grammi di pane per accompagnare il tutto. E adesso finalmente porto in tavola. A dopo. Dopo cena una noce pesca che vedete bagnata perché l'ho appena lavata, è bio, perché io questa la mangerò a morsi, quindi non prenderò neanche il piattino. Come adesso andiamo a metterci in terrazza, io prendo 2 bei fazzolettini di carta e mi sbrodolerò tutta con questa succosissima noce pesca e così finisco la serata in freschezza. Bene, questo è quello che ho mangiato oggi, forse dopo prendo un gelato, in caso ve lo faccio vedere. Bene, ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.